giurisprudenza della Corte Costituzionale ha due linee non contrapposte ma complementari. La prima è che il matrimonio, quale è protetto dall'articolo 29 della Costituzione, è solamente quello tra un uomo e una donna ed è quello che è il fondamento della famiglia come società naturale. L'altra linea, ancorata all'articolo 2 della Costituzione, che vi possono essere delle formazioni sociali le quali egualmente hanno una garanzia perché in esse si svolge la personalità dell'uomo e della donna, delle persone, e in quest'ambito la solidarietà che si esprime nelle unioni stabili, che possono essere unioni tra uomo e donna e anche in questo caso unioni tra persone dello stesso sesso, hanno dei diritti che il legislatore deve disciplinare nella solidarietà appunto che si manifesta in queste forme. Spetta dunque al legislatore e quindi alle scelte del Parlamento dare concretezza a queste linee giurisprudenziali, tenendo ben presente che sono in gioco beni fondamentali della società. Forse c'è davvero da riflettere, da vedere qual è il valore antropologico che è sottostante alle diverse scelte. È un fatto culturale ancor prima e ancor più che giuridico o politico.